A Fiume Freddo di Sicilia, anche se il tempo è scaduto lo scorso 30 settembre come in tutti i comuni d'Italia, tiene banco il bilancio di previsione. Una prima bozza stilata dagli uffici dello strumento finanziario è stata esaminata ieri dalla prima commissione consiliare permanente. In commissione sono emerse due esigenze che si concretizzeranno con altrettanti emendamenti appena il bilancio arriverà in consiglio comunale. Infatti il testo dello strumento finanziario dovrebbe essere approvato dalla Giunta la settimana prossima. In commissione si è deciso di costruire un capitolo con 35.000 euro per sgravi sulla TASI e altri 15.000 euro da stanziare per contributi per le locazioni per l'anno 2012, nonostante la Regione non stia facendo più in tal senso la propria parte e abbia interrotto il cofinanziamento di questo servizio. Intanto, rispetto all'ultima seduta del Consiglio Comunale che si è svolta martedì scorso, è stato rinviato l'attesissimo punto sulla gestione dell'acquedotto comunale. La discussione in consiglio è stata chiesta dai consiglieri Sebastiano Nucifora, Marinella Cascino e Salvo Gagliardotto, pronti a contestare la scelta dell'amministrazione di realizzare un project financing per la sistemazione prima e la gestione poi dell'acquedotto comunale. Il sindaco Marco Alosi sarebbe pronto a riferire in consiglio sull'opportunità del progetto di finanza. Il progetto di finanza significa che i privati aggiustano la condotta idrica, ma hanno poi pieni poteri sulla gestione. Per questo sarà necessario che il tema particolarmente sentito a Fiume Freddo di Sicilia torni in consiglio comunale e su questo maggioranza e opposizione hanno trovato una convergenza, anche se nelle prossime settimane si annunciano polemiche.